Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi, Gesù, prevedendo la sua passione e morte, racconta la parabola dei vignaioli omicidi per ammonire i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo che stanno per prendere una strada sbagliata. Questi infatti nutrono intenzioni cattive nei suoi confronti e cercano il modo di eliminarlo. Il racconto allegorico descrive un padrone che, dopo aver molto curato la sua vigna, dovendo partire, la affida a dei contadini. Poi, al tempo del raccolto, manda dei servi a ritirare i frutti, ma quei vignaioli accolgono i servi a bastonate e alcuni addirittura li uccidono. Il padrone invia altri servi, più numerosi, che però ricevono lo stesso trattamento. Il colmo si raggiunge quando il padrone decide di mandare il suo figlio. I vignaioli non ne hanno alcun rispetto, anzi, pensano che eliminandolo potranno impadronirsi della vigna e così uccidono anche lui. L'immagine della vigna è chiara, rappresenta il popolo che il Signore si è scelto e ha formato con tanta cura, con tanto amore. I servi mandati dal padrone sono i profeti inviati da Dio, mentre il figlio è figura di Gesù. E come furono rifiutati i profeti, così anche il Cristo è stato respinto e ucciso. Al termine del racconto, Gesù domanda ai capi del popolo: quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a questi contadini? Ed essi, presi dalla logica della narrazione, pronunciano da se stessi la propria condanna. Il padrone, dicono, punirà severamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti al suo tempo. Con questa parabola molto dura, Gesù mette i suoi interlocutori di fronte alla loro responsabilità e lo fa con estrema chiarezza. Ma non pensiamo che questo ammonimento valga solo per quelli che rifiutarono Gesù in quel tempo. Vale per ogni tempo, anche per il nostro. Anche oggi Dio aspetta i frutti della sua vigna da coloro che ha inviato a lavorare in essa, di tutti noi. In ogni epoca, coloro che hanno un'autorità, qualsiasi autorità, anche nella Chiesa, nel popolo di Dio, possono essere tentati di fare i propri interessi invece di quelli di Dio stesso. E Gesù dice che la vera autorità è quando si fa il servizio, è nel servire, non sfruttare gli altri. La vigna è del Signore, non è nostra. L'autorità è un servizio e come tale va esercitata per il bene di tutti, per la diffusione del Vangelo. È brutto vedere quando nella Chiesa le persone che hanno autorità cercano i propri interessi.